Ci credete se vi dico che questo box Pokémon ha solo 6 pacchetti, ma che ognuno nasconde un pool incredibile? E per di più, le carte di questo box appartengono tutte a Spada e Scudo, quindi lo devo aprire per forza. Arriviamo a 200 mi piace subito se volete che vi porti anche il set dedicato a Charizard e iscrivetevi, che siamo quasi a 50.000. Eccolo qua, non vedevo l'ora di aprirlo. Innanzitutto vi chiedo di commentare con la vostra carta preferita di Spada e Scudo. Questo set speciale racchiude le carte più belle di diversi set, e non solo carte V, ma anche full art e alternative art. Andiamoci a vedere più da vicino questi pacchetti. Come vi dicevo, sono 6 e la particolarità è che sono spessi il triplo quasi del normale, perché ciascun pacchetto contiene all'interno 25 carte. Io ora procederei all'apertura, sono veramente stra curiosa. Guardate qua quante carte che ci sono. Oh, Yukamori, bellissimi gli artwork spaziali. Qua abbiamo la nostra prima carta olografica, presenta un loghino in rilievo con scritto Pokémon sopra il bordo olografico, bellissima questa cosa, sempre con altro loghino in rilievo Pokémon. Il Gengarone, bella questa. Abbiamo una V, attenzione, carta V. Oh, bella! Questa carta V di Urshifu da noi esce nel set Stili di Lotta. Dietro abbiamo una reverse e dietro ancora abbiamo una reverse con il loghino del tipo Lotta. Passiamo ad aprire il secondo pacchetto. Nel frattempo che apriamo, io vi voglio pian piano ricordare tutti i prossimi impegni che ci sono legati al canale. Sicuramente al raggiungimento dei 50.000 iscritti ci sarà l'evento speciale Box Break con XY Evolutions e manca veramente poco, ovviamente. Per partecipare al box break dovete essere nel mio gruppo Telegram, trovate il link per entrare in descrizione, e c'è anche un giveaway legato a questo box break che è già attivo da adesso, ovvero quello di Japan Collectibles. È sufficiente che effettuate un qualsiasi ordine con il mio codice Alessia e verrete in automatico inseriti nel giveaway. Prima carta holo di Graploct, una holo di Tauros. Qua dietro dovremmo avere il nostro pool del pacchetto ed è una CHR. Andiamo a vedere di chi si tratta. Bello, ma che carino. Da noi questa carta di Rockruff dovrebbe uscire da Tempesta Argentata. La reverse con il simbolino buio, un'altra reverse con la Pokéball. Vi sta piacendo questo set? Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando. Tanto sapete che rispondo a tutti, mi fa piacere comunque fare due chiacchiere. Ah, altro impegno prima che mi dimentichi, ragazzi, il Rimini Comics, ormai ci siamo a luglio, tempo 2 settimane e ci siamo. Mi trovate lì tutti i giorni della fiera, quindi fermatemi se mi vedete, poi vi trovo aggiornati come sempre nelle storie di Instagram. Un bellissimo Sindris olografico, un bellissimo Lycanroc olografico, una carta V ancora mi sembra. Bello, Blissey V, carta proveniente dal Regno Glaciale. Ma qua c'è qualcos'altro, CHR. No, bellissima. Questa CHR di Banette esce dal nostro Origine Perduta. Qua però bisogna trovare anche un pool serio. Ondum olografico, bella anche questa. Mi sa che il pool è sempre una V. Chi è? Bello, Zapdos di Galar V. Anche questa la conosciamo bene, esce da Regno Glaciale. Poi dietro abbiamo una V-Max. Urshifu. Quindi sia il V che il V-Max abbiamo trovato. Ovviamente entrambe da Stili di Lotta, escono da noi. Via con il penultimo. Prima olografica, seconda olografica, un'altra V. Bellissimo, no, non è una V normale, è la V Trainer Gallery. Questa carta esce dal nostro Tempesta Argentata. Ultimo pacchetto, spero ci sia garantito almeno one big pull. Anche se sono molto soddisfatta delle carte che abbiamo trovato finora. Prima olografica, non c'è la seconda olografica? Celebi V! Qua abbiamo una V-Max, ok, bello. Ma qua dietro big pull? No, reverse e reverse. Come sempre, mini recapino finale del pool uscito. Abbiamo trovato ben 4 carte V, 2 carte V-Max, 2 carte Trainer Gallery normali e una carta V Trainer Gallery. Siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto. Commentate, fatemi sapere un pochettino la vostra opinione su questo set. 200 mi piace e apro anche il set speciale dedicato a Charizard. Leggete tutti i link in descrizione, trovate anche il link di Japan Collectibles, codice sconto Alessia, vi ricordo sempre, per il 5% oppure l'omaggio. Vi saluto, ma ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!